Salve a tutti, benvenuti al corso di italiano B1. 大家好，欢迎来到意大利语 B 级别教程。Io sono Susi. Lezione 20. Un colloquio di lavoro. Buongiorno. Come state? Vi ricordate ancora come scrivere un curriculum e una lettera di accompagnamento per un colloquio? Avete già provato a scriverli? Bene, oggi affrontiamo su un argomento molto interessante, il colloquio di lavoro. 大家好，在第十四课和第十七课中呢，我们分别讲解了如何写正式信函、求职信和个人简历。大家有没有尝试写过呢？如果以后要去意大利找工作，如何面对他们的面试呢？这就是我们今天要讲的主题 ,un colloquio di lavoro, 招聘面试。如今要找到一份理想的工作并不容易。在发送了不知道多少简历后，幸运的话可以得到一份工作面试，也就是去介绍自己。Trovare un lavoro ideale oggi è molto difficile.Dopo aver spedito numerosi curriculum, se siamo fortunati, andiamo a fare un colloquio di lavoro, cioè parliamo di noi stessi. 要说服招聘单位，我们是最适合的人选，这肯定是非常难的一项任务。Cercare di convincere il datore di lavoro che siamo le persone più adatte per quello lavoro è sicuramente un compito difficile. 需要把自己良好的一面展现出来。给招聘方留下良好的印象，但有时紧张或尴尬会使面试变得更糟糕。那么接下去我们就来看一下一些针对面试的建议。Bisogna dare il meglio di sé, è la giusta impressione, ma a volte il nervosismo o l'imbarazzo creano molti problemi. Ecco alcuni consigli facili da seguire. 首先，面试前我们要做些什么呢？Che cosa ci prepariamo prima del colloquio? Come vestirsi? 我们又该如何穿着呢？穿着呢，要合理，但这并不意味着一定要穿衬衫和打领带。我们可以选择一件干净整齐的衣服。当然，如何穿衣也要看应聘的是哪种公司。如果公司对应聘者的外表十分在意，那么请选择一套正装。如果只是一般的面试，也可以穿牛仔裤和汗衫。此外，我们还要注意自己的发型不要太夸张，男生不要留太长的胡子，女生也不要过度的化妆。Dobbiamo vestirci in modo adeguato. Questo non significa per forza che ci dobbiamo mettere in camicia e cravatta. Possiamo scegliere un vestito pulito e ordinato. Ovviamente.Come vestirsi dipende molto dal tipo di azienda. Se cura molto le apparenze, scegliamo un completo formale. Ma se sarà semplicemente un colloquio normale, possiamo anche presentarci in jeans e maglietta. Non presentarci con uno stile di capelli esagerato. Gli uomini devono almeno farsi la barba e per le donne non serve un trucco eccessivo.需要带些什么呢 ？Cosa portare？ 即使面试场所有简历的拷贝版，但谁也不确定，所以我们还是带上一份简历的复印件为妙。当然，还有所需的其他证明文件。Possiamo portare una copia del curriculum, anche se molto probabilmente ci sarà già una copia stampata in ufficio, ma non si può mai dire. E tutti i documenti necessari.为了准时到达，我们可以提前选择好去面试的路线。如果遇到突发事件，以至于无法按时到达，那么一定要提前通知。Pianifichiamo il percorso per arrivare al luogo del colloquio. Cerchiamo di arrivare in modo puntuale, o meglio con qualche minuto in anticipo. Se qualche problema ci impedisce di arrivare in tempo,Dobbiamo assolutamente avvisare per telefono prima dell'ora stabilita. 面试的时候一定不要有朋友或家人陪同，因为这样会显得我们不那么的专业。
Evitiamo di essere accompagnati al colloquio da amici o parenti. 到达的时候呢，要友好的通知前台或秘书，然后在等候室等待。这时要注意我们的言行。Quando arriviamo, informiamo gentilmente la nostra presenza al receptionist o alla segretaria e poi ci mettiamo comodi e aspettiamo. Facciamo attenzione già da questo momento che il nostro comportamento in sala d'attesa dice molto di noi. 面试前呢，最好把手机关掉或调成静音。Prima del colloquio è meglio spegnere il telefonino o togliere la suoneria. 尝试放松，不要紧张。Cerchiamo di essere rilassati e non essere troppo agitati. 那么，在面试中，我们又该怎么做呢？ Come comportarsi al colloquio di lavoro?不用害怕，做自己，展现自然的一面。Non avere paura, essere se stessi, essere naturali。当面试官到的时候，握手和微笑总是有用的。Quando arriva l'esaminatore, una bella stretta di mano e un sorriso aiutano sempre。当其他人坐下，或他人让我们坐下时，我们才坐下。Accomodiamoci solo dopo che le altre persone si siano sedute, o comunque aspettiamo che siano loro ad invitarci a sedere. 我们的坐姿呢要端正，不要翘二郎腿，手不要放在口袋里，也不要交叉放于胸前，身体呢最好向面试官倾斜。Ci sediamo in maniera composta, senza accavallare le gambe, le mani fuori dalle tasche, le braccia non incrociate.Meglio incliniamoci un po' verso l'esaminatore. 不要摆弄头发、文具、衣服或其他事物。看着面试官。如果有其他面试官，那我们就要看着那位正在说话的。当我们自己说话时，注意自己的眼神呢，要看着他们，但不要盯着他们。Non giocare li amo con capelli, cancelleria, vestiti e oggetti vari.Guardiamo all'interlocutore negli occhi. Se ci sono più persone, guardiamo quella che sta parlando in quel momento. E quando stiamo parlando noi, guardiamoli un po' per uno, ma non fissarli. 在面试中，用点头或手势表示肯定或否定，示意我们正在认真听。Durante il colloquio, facciamo cenni di assenso.O di diniego. Mostriamo che stiamo seguendo con attenzione il discorso. 在离开时呢，感谢面试官抽出时间给予我们面试的机会。Prima di andare via, ringraziamo l'interlocutore per averci dedicato il suo tempo. 面试的时候该怎么回答呢？ Come rispondere nei colloqui? 面试，那肯定意味着要说，要谈论。这是最重要的部分。Colloquiare significa parlare, discorrere. Questa è una parte fondamentale. 回答的时候呢，口音要清晰，声音呢不要太轻。Quando rispondiamo, usiamo un tono di voce chiaro e non troppo basso. 概括性的回答问题，但不要以是或不轻而易了的回答。如果需要思考一下。那么我们就稍稍停顿，再回答，展现我们在思考，而不是一味的背诵。Rispondiamo alle domande in modo sintetico, ma evita risposte monosillabi, tipo sì o no. Se ci serve un attimo per riflettere, prendiamoci una breve pausa prima di rispondere. Dimostreremo che pensiamo e che non stiamo solo recitando a memoria.除非有非常要紧的问题，否则不要打断面试官。Non interrompiamo l'interlocutore, a meno che non abbiamo una domanda urgente. 如果需要，可以寻求明晰的解释。不要害怕说不知道，千万不要撒谎。Chiediamo chiarimenti quando è necessario. Non temere di dire non lo so. Rispondi sempre senza mentire.准备好意想不到的，
或私人的问题。面试官的目的应该是看我们面对突发事件的能力，我们的信任度和坦诚度。Siamo pronti a ricevere domande inaspettate ed anche personali. L'obiettivo dell'esaminatore è verificare la nostra capacità di reagire ai imprevisti, la nostra fiducia e la nostra sincerità. 如果询问到过去的工作经验，不要对以前的公司做评论。Se ci chiediamo di parlare delle nostre esperienze precedenti, non critichiamo mai i nostri ex datori di lavoro. 观察面试官言语外的动作，如一个相反的表情或一个微笑，可以察觉面试的进展。Osserviamo le reazioni non verbali dell'esaminatore, una sua espressione contraria o viceversa, un suo sorriso.Possono essere indicazioni utili per capire l'andamento del colloquio. 最后，我们对自己呢要有信心，要避免只要给我一份工作，什么都行的态度。Infine, l'atteggiamento del tipo va bene qualsiasi cosa, basta che mi diate un lavoro e da evitare. 面试官在短时间里要知道应聘者是什么类型的人或工作者。那么，哪些是面试中最常见的问题呢？我们来看一下。Chi conduce il colloquio deve scoprire in tempo breve che tipo di persona e di lavoratore è il candidato. Allora, quali sono le domande tipiche di un colloquio di lavoro? Vediamo un po' di loro. Domande personali, 个人问题。Mi parli di lei? 谈论一下您自己。Quali sono i suoi obiettivi professionali? 您的职业目标是什么？ Quali sono i suoi maggiori difetti? 您最大的缺点是什么？ Quali sono le sue maggiori qualità? 您最大的优点是什么？ Come si vede da qui a 10 anni? 十年里你有什么想法？ Quali sono i suoi migliori successi?您最成功的地方。Quali sono stati i suoi maggiori fallimenti? 您最失败的地方。Mi descriva il suo lavoro ideale? 请您描述一下您最理想的工作。Quali sono le occasioni in cui litiga con le persone? E perché? 您在哪种情况下会和人吵架？为什么？ Mi descriva il processo con lo quale prende una decisione importante?请您描述一下您做重要决定的过程。Quali sono i suoi programmi TV, libri o musica preferita? 您最偏爱的电视节目、书或音乐。Quali sono i suoi hobby? 您的兴趣爱好。关于工作及培训经历的问题。Domande sulle esperienze professionali e formazioni.Riassunta brevemente il suo curriculum e le sue esperienze lavorative? 概括一下您的简历及您的工作经验。In base a cosa ha scelto il suo processo di studio? 您的学习历程是基于什么为基础的？ Come mai è stato bocciato? Come mai ha preso un voto tanto basso? 为何没通过考试？为何得到了一个如此之低的分数？Come mai non ha terminato i studi? 为何没有终止学业？ Quali sono le materie di studio che preferisce? 您最偏爱的学科？ Se dovesse ricominciare oggi, quale corso di studi sceglierebbe? 如果可以重新开始，您会选哪个课程？ Perché sta cercando un lavoro? 为何找工作？Perché ha accettato il suo ultimo lavoro? 为何接受了前一份工作？ Cosa pensa del suo attuale o ultimo datore di lavoro e dei suoi colleghi? 您对您之前工作的单位和同事有什么想法？ Che cosa le piaceva di più e cosa di meno nel suo impiego precedente? 在您之前的工作中，您最喜欢、最讨厌什么？Mi parli del suo peggiore e del suo migliore datore di lavoro?
谈论一下您效力过的最糟糕的公司和最好的公司。Come mai è stato licenziato dal suo precedente datore di lavoro? 为何被之前的公司解聘了？Domande sul lavoro proposto. 关于应聘工作的问题。Come mai si è candidato per questo lavoro? 为何来应聘这份工作？Cosa conosce della nostra azienda? 对我们的企业有了解吗？ Perché crede di essere adatto a questo lavoro? 为何觉得自己适合这份工作？ In che cosa pensa di essere migliore rispetto ad altri candidati? 您觉得自己比其他应聘者优秀在哪里？ Pensa di aver bisogno di ulteriore formazione o di esperienza in questo campo?在这个领域中，您还需要更多的培训和经验吗？ Quanto guadagna adesso? O quanto guadagnava con lo suo precedente impiego? 您目前的薪水和之前的工作报酬？当然，应聘公司如有意录取我们，我们也可以询问关于公司的一些情况和能给予我们的条件。Ovviamente, nel caso dell'assunzione, possiamo chiedere anche delle informazioni sul datore di lavoro e sulle condizioni che lui può offrirci. Quali sono i principali obiettivi e le principali responsabilità della posizione che offrite? 贵公司提供的该职位的主要目的和负责事项。In che modo la vostra azienda si aspetta che questi obiettivi vengano raggiunti?贵企业希望以什么样的形式使这些目标得以实现？ Quali sono gli ostacoli più comuni che si incontrano per raggiungere questi obiettivi? 哪些将是使目标实现的最普遍的阻碍？ In che tempi l'azienda si aspetta che questi obiettivi siano raggiunti? 公司希望这些目标在什么时候实现？ Quali sono le risorse messe a disposizione dall'azienda?E che cosa va reperito altrove per il raggiungimento degli obiettivi? 为实现目标，哪些是公司提供的资源，哪些是要在别处筹集的？关于薪酬的问题，最好推到面试结束前再提问，或者在回答了目前或之前工作薪水的问题后。Per quanto riguarda lo stipendio, è meglio posticipare la domanda fino a poco prima della fine dell'incontro.Oppure dopo aver risposto alla domanda su quanto guadagniamo attualmente o con il lavoro precedente. 接下去呢，我们就来听一组面试录音，看看Mosini先生是如何面试的。先是 direttore 对Mosini先生的打招呼 ，Buongiorno, signor Mosini, no. Mosini先生回答，并解释迟到的原因为交通堵塞和下雨。Sì, Mosini, buongiorno, mi scusi per il ritardo, ma ho trovato molto traffico. Sa, con la pioggia... Direttore 表示没有关系，并询问是否愿意一起看一下简历。Non importa, capisco. Prego. Si accomodi. Vogliamo vedere insieme il suo curriculum? Mosini 先生回答。Certo. Direttore 边看简历，边询问道：“您出生于 Pisa， 经济贸易学毕业于 ……”Dunque, è nato a Pisa, ma si è laureato in economia e commercio a……这里呢，我们来看一下 laurearsi in， 毕业于哪个专业 ？Mi sono laureata in scienza politica， 我毕业于政治学。Si è laureato in medicina。他毕业于医药学。继续回到对话中。Signor Mosini 回答 ：“A Firenze， 是在佛罗伦萨毕业的。”Direttore 询问毕业成绩是否是104分。“Con 104 vero？” Signor Mosini 回答 ：“Sì, esatto。”Direttore 继续询问：“但是用了七年毕业。”Però si è laureato in 7 anni, giusto? Signor Mosini 解释道 Veramente in 6. L'ultimo anno ho avuto un serio incidente con il motorino e sono rimasto un po' indietro,
事实上用了6年，最后一年呢，我出了一场严重的摩托车事故，所以学业上呢落后了一点。 Direttore 表示理解，询问是否去过伦敦。 Ho capito, vedo che è stato a Londra. Signora Mosini 说 Sì, ho vinto una borsa di studio e il terzo anno sono andato in Inghilterra. 是的，我在第三年的时候获得了奖学金，去了英国。 Direttore 问经历的如何。E come è stata l'esperienza? Signor Mosini 回答 Ottima, perché l'università era molto buona. All'inizio ho avuto qualche problema con la lingua, ma presto con la pratica... 非常棒，大学也很好。一开始呢，我遇到了一些语言上的问题，但很快从实践中呢。Direttore 表示 E infatti perché vedo qui che il suo inglese è ottimo.是的，这里在简历中我看到您对英语能力的描述是非常好。Signor Mosini 说：“是的，写和说都很好。” Ormai sì, sia scritto che orale。这里我们来看一下 sia che 既什么什么又什么什么什么。我们一起来举一些例子。我既会说英语又会说德语。So parlare sia inglese。che tedesco. 他在贸易领域又在生产部门工作过。Ha lavorato sia nel campo commerciale che nel settore produttivo. 回到对话中 ，Direttore 继续说 ：“Vedo che sa bene anche il francese, ma qui credo che non le servirà. Con il computer se la cava bene. 您的法语也不错，但这里呢，您用不上。您的电脑用得如何？”Se la cava 的原型呢为习语动词 ，verbo idiomatico cavarsela， 能够应付某事，可以做某事。有 cavare 加上代词 si 和 la， 其中只有 la 不变。我们一起看一下 ，cavarsela 直陈是现在时的变位呢为 me la cavo， te la cavi， se la cava， ce la caviamo， ve la cavate， se la cavano。其直陈时经过去时的变位呢为 me la sono cavata te la sei cavata se l'è cavata ce la siamo cavata ve la siete cavata se la sono cavata。 直陈时未完成过去时的变位为 me la cavavo te la cavavi se la cavava, ce la cavavamo, ve la cavavate, se la cavavano. 直陈是简单将来时 me la caverò, te la caverai, se la caverà, ce la caveremo, ve la caverete, se la caveranno. 比如说，你准备好明天的考试了吗？我应该能应付得非常好。Sei pronto per l'esame di domani? Me la cavo benissimo. 我们呢还是回到对话中。Signora Mosini 表示 Ho il diploma europeo HDL ed in Inghilterra ho imparato a fare pagine web. 我有欧洲 HDL 证，在英国呢我还学会了使用制作网页。HDL 呢为 European Computer Driving License。四个单词的首字母缩写，是欧洲计算机技能的认证。Direttore 表示 ：“Perfetto, di esperienze di lavoro, però vedo che ne ha fatte poche。”很好，但工作经验呢不是很多。Signor Mosini 说 ：“E sì, è vero. Durante i studi avrei potuto trovare un lavoro part-time, ma sa, ho preferito concentrarmi sui studi.” Poi ho avuto quell'incidente. Insomma, l'esperienza più importante è quella che vede nel curriculum per la Soft Systems di Firenze. 是的，在学习期间呢，本可以找一份兼职工作，但我情愿全心用于学业上。之后呢，我出了事故，所以最重要的工作经验呢，就像您在简历上看到的，是来自佛罗伦萨的 Soft Systems。Direttore 询问道：“那里您做什么呢？”你的职责是什么呢
Ecco, lei cosa faceva? Quali erano le sue mansioni? Signor Mosini Huida, ero nel reparto vendite. Praticamente visitavo delle aziende per presentare i nostri prodotti. Sa, programmi per computer, eccetera. Ci ho lavorato circa 2 anni. 我在销售部，基本上就是拜访一些公司，为了销售我们的产品，就是用于电脑的程序。我在那里工作了2年。那为何离职了呢？E per quale motivo se n'è andato? E perché non vedevo un futuro, una prospettiva. Non so, forse io non sono tanto portato per le vendite. 因为我看不到自己的未来，今后的发展，有可能我天生不是做销售的料。这里 essere portato per 解释为与生俱来。比如说他天生数学就好。È molto portato per la matematica. Direttore 表示理解。Ho capito. Comunque, non è quello che stiamo cercando noi, quindi non è un problema. Signor Mosini, io avrei un altro appuntamento alle 11, ma credo di aver sentito quello che volevo sentire. Può darsi che ci sia un altro colloquio ancora con me o con un mio collega.La ringrazio per il suo tempo. 不管怎样，销售呢不是我们在找的，所以这不是问题。莫西尼先生，我11点另有约。我认为我听到了想知道的，可能你会和我或我的同事再做一次面试。谢谢您的时间。这里的短语 può darsi che 有可能 che 之后的从句呢要用到虚拟式。Dov'è il mio portafoglio?Può darsi che sia nella tua macchina. 我的钱包在哪里？有可能呢，在你的汽车里。莫西尼先生表示感谢，并道别。Grazie a lei, arrivederla. Arrivederci. 今天的课程呢，就到这里。在课后作业中呢，需要大家来看一段美国女孩 Angelina Price 和银行经理 il direttore della banca 的面试对话。请大家看完后呢，选出符合对话内容的选项。Alla prossima volta, ciao!